Io sono Alessandro Dario, Past Presidente del capitolo italiano dell'International Aeromodulation Society, attuale tesoriere della società. L'importanza è che fa da ponte tra, diciamo così, la medicina di base, quindi gli algologi che lavorano a un certo livello e quelli che lavorano a un più alto livello. Ovviamente questo è fatto per implementare le capacità di tutti e quindi portare a conoscenza di tutti delle varie metodiche e delle varie indicazioni di tali metodiche. Sì, perché uno dei problemi principali di APIS è quello di aprire, diciamo così, il problema, sviscerarlo in diverse salse per poi ricomporlo per avere una soluzione di tipo globale. L'Italia sta diventando una delle, diciamo così, nazioni con le capacità didattiche, pratiche, intendo dire cadaver lab o situazioni di simulazione sul malato a livello europeo. Da prima c'era una legge piuttosto restrittiva per quanto riguarda l'uso dei cadaveri, comunque parti anatomiche, adesso in parte è stata emendata e quindi stiamo lentamente ma costantemente raggiungendo gli standard europei e nordamericani. Beh, direi che ci sono, per quanto riguarda l'ambito del dolore, nuove capacità di questi apparecchi che si chiamano neurostimolatori di avere la possibilità di utilizzare diverse forme d'onda che si adattano meglio al normale funzionamento, al funzionamento patologico del sistema nervoso centrale periferico. Questo per quanto riguarda il dolore, per quanto riguarda invece i disturbi motori, ci sono interessanti studi sul fatto che si possa riprendere un'attività motoria anche in malati con gravi lesioni midollari e o cerebrali. L'Italia non ha particolare necessità di guardare dal punto di vista scientifico o pratico, diciamo così, impiantistico, gli altri paesi. Ha necessità di guardare gli altri paesi per quanto riguarda la praticità dal punto di vista economico e la sostenibilità dal punto di vista economico di tali impianti. Sul fronte risorse, sul fronte dell'utilizzo in maniera appropriata delle risorse, siamo ancora un pochettino indietro rispetto all'Europa e agli Stati Uniti, che peraltro hanno dei sistemi sanitari un attimino differenti dai nostri. Thank you.